Via, dimmi. Ciao, ciao Max, siamo con Max Ciccotosto, che è un imprenditore ormai italo-americano, perché sono molti anni che è negli Stati Uniti. Lui è andato negli Stati Uniti prima per lavorare in Microsoft, poi da Microsoft ha fatto il passaggio. Allora, innanzitutto volevo capire un attimino un po' meglio la tua storia, perché sei andato in America, che cosa ha significato la tua esperienza in Microsoft e perché a un certo punto hai deciso di lasciare Microsoft e di fare la tua impresa. Sì, allora, guarda, prima chiarifico, cioè io sono arrivato per la prima volta negli Stati Uniti come exchange student all'Università di Washington, che è praticamente l'università qui a Seattle principale. Stavo studiando a Bologna e avevo già fatto un programma di Erasmus a Lisbona per un anno e quindi avevo il goal di fare la tesi negli Stati Uniti, sostanzialmente nel campo delle telecomunicazioni. Quindi tra i vari programmi dell'Università di Bologna c'è stata la possibilità per me di fare la tesi qui all'Università di Washington e quindi ho passato un anno qui all'Università dove poi ho fatto la tesi, sono tornato in Italia e praticamente mi sono laureato subito. Durante la tesi, il periodo della tesi qui, il mio professore negli Stati Uniti mi ha detto: "Guarda, Max, perché non finisci il master qui? Hai già tanti credits, perché non vieni qua, torni, finisci il master che ti fa sempre comodo." Mi ha dato una, diciamo che chiamavano una borsa di studio per 3 mesi per finire il master all'Università di Washington. Quindi niente, quando stavo finendo il master, poi lì Microsoft praticamente mi ha assunto un campus, come si dice qui, no? Proprio loro stavano facendo le interviste, i colloqui all'università, sono andato lì e alla fine mi hanno assunto. E sono stato in Microsoft quasi 7 anni, 6 anni e mezzo, diciamo, dall'inizio del 2000 a fine 2006, cioè quindi praticamente sì, quasi, scusa, sì, fine 2006. Quindi, sì. E niente, Microsoft è stata un'esperienza fantastica per me, perché comunque ho avuto la fortuna di lavorare su un prodotto che forse tu conoscerai, Exchange Server, Sì. che all'epoca, quando sono entrato io, era, diciamo, nel mercato chiaramente il numero 2 dietro il prodotto dell'IBM. Mi ricordo all'inizio facevamo tipo 400 milioni di dollari l'anno di revenues come prodotto. Quando sono andato via io eravamo i leader mondiali, avevamo superato nozitanto, eravamo vicino al 1.8 billions di revenues, quindi comunque un prodotto che è cresciuto tanto, e che è un prodotto che mi ha permesso, diciamo, di imparare tanto, perché comunque ha da un lato tutta la parte di user experience, ma poi anche tanti problemi di tipo enterprise, e quindi mi ha aiutato a formarmi attraverso tanti aspetti diversi del software. È ovviamente un software che è utilizzato da 150 milioni di persone, quindi comunque ha delle problematiche dietro abbastanza interessanti, che mi hanno permesso di imparare tanto su come si fa software, come si gestiscono progetti grandi, come si lavora in un team di 600 persone e tanti tanti aspetti diversi di software development, quindi comunque mi ha dato delle fondazioni molto molto buone. E tu che ruolo avevi? Che ruolo hai ricoperto, diciamo, Io praticamente sono stato sempre nel ramo che è quello del program management, cioè nel senso che praticamente quelli che vengono definiti product teams in Microsoft, no? Quindi i vari Windows, Exchange, Office, tutti i team che fanno prodotti, sono praticamente alla fine vengono strutturati in funzionalità diverse. Ogni funzionalità ha un team di persone. Questo team di persone è composto normalmente da un program manager, un team di sviluppatori e un team di testers. E quindi questo qui è quello che vengono chiamati core teams. E poi quindi io sono partito da program manager di una di queste funzionalità, di queste aree di sviluppo, e poi come fai carriera, no? Come vai su di livello, il tuo scope aumenta, e quindi sono diventato tipo lead program manager, senior lead program manager, e poi sono andato via a quel livello lì praticamente. E quindi sono sempre occupato di aspetti di pianificazione, di funzionalità, di praticamente
presentare alle conferenze, quindi evangelizzazione del prodotto, contatti con i clienti. Tradizionalmente il program manager in Microsoft è praticamente la persona che sta al centro un po' di tutta la comunicazione del prodotto. E quindi niente, mi sono occupato di quell'aspetto lì praticamente per tutto quel tempo lì. Ok. Poi a un certo punto decidi che ti vuoi mettere in proprio? Sì, a un certo punto, cioè diciamo dopo 6 anni e passa in Microsoft, c'erano fattori sia lavorativi che personali, nel senso all'epoca, quindi ho già avuto la green card, no? Mm-hmm. Quindi la cosa principale da avere negli Stati Uniti per poter essere indipendenti. Ero già stato in Microsoft da 6 anni, stavamo per finire Exchange Server 2007, quindi praticamente, sai, in Microsoft, soprattutto in Exchange, fa questi grossi progetti di un paio d'anni, quindi mm-hmm. praticamente stavamo finendo quella roba lì, e quindi era quasi il momento di dire, vabbè, mi sento... Microsoft era anche cambiata tanto come società, da quando si è iniziato al 2007, no? Mm-hmm. E quindi praticamente era... mi sembrava il momento giusto di dire, guarda, è buon tempo per me per prendere un po' di rischio, perché comunque dal punto di vista personale e finanziario comunque ero abbastanza, mi sentivo abbastanza indipendente, e quindi una serie di fattori mi hanno portato a dire, guarda, cioè, è tempo di fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, che abbia un po' più rischio, un po' più di opportunità per me, mia moglie, la famiglia. E come hai scelto di che cosa occuparti? Quella è stata una cosa interessante, cioè una di quelle robe lì che mi ha anche permesso di imparare un po', cioè la prossima volta, come si dice, spendere un po' più di tempo. In quel caso lì è stata più una roba molto personale, nel senso che era proprio una di quelle robe dove praticamente io volevo avere un servizio che mi permettesse di salvarmi tutte le cose che volevo da tutti i posti, in ogni istante, e che fosse una roba intelligente, no? Quindi e quello è stato il problema che ci ha fatto un po' partire col concetto che poi è diventato Wishbot. C'era un altro ragazzo italiano, anche lui che era comunque in Microsoft da tanto, anche lui era già andato via, tra l'altro faceva consulenza all'epoca, e quindi io e questo ragazzo Alexis ci siamo messi là, abbiamo fatto un po' di brainstorm, abbiamo fatto un prototype di un po' di idee, e quindi alla fine siamo partiti con quello che poi è diventato il concetto di Wishbot, sostanzialmente, che era poi eravamo una delle prime tre società che sono partiti con questa idea del social shopping. Mm-hmm. E niente, quindi praticamente il processo di selezione è stato molto basato su esperienza personale, cioè una roba che volevamo noi, che abbiamo comunque presentato a un po' di persone, abbiamo fatto un prototipo utilizzato da un centinaio di persone, il feedback era buono, e quindi siamo partiti con quella roba lì. Però sicuramente, come si dice, no, è insight. Comunque sarebbe stata una cosa opportuna spendere un po' più di tempo per vagliare diverse idee, valutarne un po' di diverse, cosa che probabilmente farei la prossima volta. E tu l'hai fatto quindi con un socio? Sì, siamo partiti io e un socio praticamente, e poi abbiamo fatto, siamo partiti tipo a novembre, ma cioè praticamente siamo partiti a gennaio, e siamo partiti noi due, però comunque abbiamo trovato subito degli advisors locali che comunque conoscevo già io, e a marzo abbiamo fatto praticamente quello che sarebbe definito un seed round, no? Quindi praticamente abbiamo preso $200,000 da investitori locali, e niente, abbiamo lavorato sull'idea con quell'approccio lì, e poi diciamo un annetto dopo abbiamo fatto il cosiddetto Series A round, dove praticamente abbiamo preso tipo $1,000,000, ho capito, investimenti. E è lì che è entrata la connessione con Edge Farm, perché praticamente tramite un investitore locale ho conosciuto un altro investitore, un'altra startup del gruppo Edge Farm, e da lì c'è stata l'introduzione a Donadon e a Rosy, Maurizio Riccardo, sì. E da lì ci siamo conosciuti durante una nostra visita in Europa, e loro hanno partecipato al Series A come investitori, e poi abbiamo sviluppato la relazione da lì praticamente.
Torno un attimo indietro. Quindi tu dici inizialmente io volevo una roba che mi permettesse di aggregare tutte le cose che mi interessavano. Sì. Però poi dopo mi dici abbiamo fatto, in realtà il nostro è un prodotto di social shopping. Sì, Quindi praticamente. come hai fatto il pivot, diciamo, dal primo al secondo? Sì, cioè, praticamente l'idea era partita, cioè l'idea era di dire, beh, praticamente voglio una wishlist, no? Cioè all'epoca c'era solamente Amazon wishlist, no? Però poi è diventato, cioè non voglio solamente una wishlist, no? Perché voglio che sia una cosa molto più intelligente, no? Quindi voglio che mi faccia sapere se i prezzi si abbassano, oppure quando è il compleanno di un mio amico mi manda delle raccomandazioni, oppure che i miei amici vedono quello che metto nella lista e magari mi dicono se ce l'hanno, non ce l'hanno, mi lasciano dei commenti e così, no? E quindi quella era l'esperienza, diciamo, personale, no? Mia. Però nel momento in cui abbiamo iniziato a riflettere un po' sullo spazio, sulla roba in generale, da lì è partito anche il concetto di dire, vabbè, ma allora che succede se aggreghiamo tutte queste esperienze personali, no? Cioè se io ho la mia wishlist, tu c'hai la tua wishlist, Gino c'ha la sua wishlist, cioè ci sono delle cose in comune che vengono portate su, che quindi diventano più interessanti magari anche per altre persone, e quindi diciamo quelle esperienze personali aggregate portano ad un concetto di filtraggio sociale dei prodotti che sono disponibili, no? E quindi da lì è nata, cioè, da lì è partito più il concetto del social shopping. Ho capito. E come essenzialmente metodo per filtrare prodotti interessanti in base a quello che altre persone stanno scegliendo o votando o commentando e altri fattori vari. Cioè quella è stata un po' l'idea iniziale, cioè quella, perché comunque dal punto di vista business, se fosse stata solo una wish list non sarebbe stato tanto interessante, no? E quindi sia per attrarre interesse negli investitori che per darci la possibilità di fare qualcosa più grosso, abbiamo dovuto un po' lavorare sull'espandere il concetto un po'. Hai mai pensato di fare solo bootstrap, cioè di fare la startup senza ricorrere agli investitori? Qual è stato il ruolo dell'investitore? Allora, Cioè è una roba perché in America si fa così e se non è un investitore non va bene oppure... No, anzi, no. Cioè direi che quando siamo partiti noi, il bootstrapping, cioè l'idea di fare la startup con il bootstrapping... era diciamo molto, molto secondaria, no? Cioè comunque era ancora l'idea di dire guarda, cioè se vuoi fare un servizio consumer che cresce devi prendere soldi esterni, cioè comunque all'inizio il nostro servizio era gratis, quindi comunque non aveva revenues, e fare revenues con advertising devi avere veramente tanto traffico, quindi comunque devi crescere tanto, e quindi anche un po' come processo quasi normale, no? Come diciamo un po' naive, come first timers, no? Cioè abbiamo detto, ah no, segno, fare questo. Abbiamo fatto praticamente la. Siamo andati quasi per il path standard, no? Il percorso standard di dire, guarda, ah, partiamo così, seed, facciamo series A, poi series B e cresciamo così, no? E quella è stata l'idea iniziale, no? Anche lì di nuovo quasi per inerzia, no? Perché quella era la cosa giusta da fare, e perché comunque. Anche comunque ripensandoci, riflettendo, comunque se fai un servizio consumer vero, cioè alla fine farlo bootstrapping è impossibile, cioè è praticamente impossibile, perché comunque sì, al di là dei fattori fortuna, comunque crescere una base consumatori costa tanto. Certo. E con le revenue molto basse alla fine è quasi impossibile, cioè è quasi impossibile farlo funzionare. La cosa interessante è che invece che Vampop è praticamente quasi bootstrapped completamente, nel senso che lì invece è un servizio per le aziende che pagano, e quindi lì con l'utilizzo appropriato di risorse, un po' di planning, così l'abbiamo fatta crescere invece più in maniera bootstrapped praticamente, quindi senza prendere soldi addizionali. Che numeri fate adesso con Wishpot? Wishpot.com abbiamo tipo 1 milione di uniques al mese, abbiamo 300.000 passa utenti registrati, 500.000 di registries, quindi è una proprietà
diciamo che cresce, quest'anno è cresciuta del 200% o 250%. E abbiamo dei piani interessanti per quest'anno perché comunque abbiamo sviluppato la piattaforma tanto per tutta la parte B2B, quindi ci sono delle cose interessanti nuove che introdurremo quest'anno. E comunque considera comunque Wishbot non è tanto una priority per noi, cioè comunque è quasi il nostro progetto 20%, no? Cioè, nel senso che comunque lo usiamo un po' per provare un po' di roba nuova, facciamo di robe così, però comunque la maggior parte del focus è su Vampop. Cioè, è lì che stiamo crescendo tanto, è lì che abbiamo tanto interesse, quindi cioè, il servizio consumatori è una di quelle robe che stiamo valutando quale sia la cosa migliore da fare quest'anno, praticamente. Senti, allora, quindi sostanzialmente sono due brand però della stessa azienda, no? Cioè, quindi l'azienda è sempre la Per adesso stessa. sì, per Ok. adesso sì, per adesso sì. Vampop Però quel potrebbe invece cambiare. è un, ho visto un serve per Vampop fare. è una piattaforma che permette ai commercianti che vendono su internet di vendere prodotti e fare il merchandising dei loro prodotti nelle diverse social networks in cui i negozianti hanno una presenza. Quindi ti faccio un esempio pratico, no? Il classico esempio, tipo in Italia, no? Tu conosci la brand Freddy? Allora, Freddy è uno dei nostri clienti in Italia e loro praticamente, se vai sulla loro pagina di Facebook per l'Italia, hanno uno shop su Facebook, hanno anche tipo una pagina speciale dedicata solo ai prodotti di amici. Una volta al giorno, automaticamente hanno un prodotto che viene messo in evidenza da una delle loro collezioni. Tutte queste funzionalità sono praticamente automatizzate dalla nostra piattaforma, che prendono i prodotti dal loro catalogo e automaticamente applicano una serie di algoritmi e poi sparano i prodotti cioè nelle diverse tabs, diciamo, di Facebook in base a diversi parametri che Freddy ha stabilito. Ho capito. Possiamo fare la stessa cosa su Twitter, adesso possiamo fare la stessa cosa sui cellulari. Abbiamo delle APIs, quindi comunque le brands possono anche esporre APIs customizzate per i loro partners o i loro programmatori. E insomma, quindi abbiamo praticamente questa piattaforma che permette di far la pubblicità dei loro prodotti in diversi modi nelle diverse social networks. Ho visto in Italia Wishpot è sotto style.it con Denaste. Sì, quella sì, in Italia è sotto quella brand lì. E in generale è una strategia che stiamo usando in diversi paesi, no, per crescere dal punto di vista della presenza internazionale, no? Stiamo valutando anche altre partnerships, tipo in Spagna, Germania, Sudafrica, perché comunque è un modo per noi per crescere e per avere una presenza buona locale senza dover investire tanto dal Certo. punto di vista strutturale. La piattaforma è sempre gestita centralmente da noi, però dal punto di vista marketing editoriale è gestita dal partner locale, così praticamente non, cioè, è molto più semplice per noi. Senti, ritorniamo invece alla tua esperienza di imprenditore, no? Inizialmente siete due soci, poi cominciate in qualche modo a crescere, prendete un ufficio. Come funziona? Come funziona quando si inseriscono delle persone nuove all'interno del team? Adesso, vabbè, tu hai fatto il program manager prima, quindi nel tuo DNA c'è la gestione delle persone. Sì. Sì, Questo immagino che ti abbia aiutato molto, diciamo, nel infatti, momento. cioè, tutta quella parte lì, ti dico, per noi è stata molto, cioè, non so se sia mai stato un problema, Certo. cioè, non ho neanche percepito essere il problema tanto. Dico, la cosa più interessante, al di là invece dell'inserire le persone, gestire il personale, assumere quella roba lì, era, diciamo, relativamente semplice. La cosa più interessante per me è stato imparare a come fare decisioni quando si è meno persone e quando praticamente non ci sono dei processi strutturati, no? Cioè, ti dico, nel senso, in Microsoft le decisioni si prendono in base a dei processi molto strutturati, no? Cioè, Certo. non strutturatissimi, però comunque
c'è il ragazzo che lavora per me, che c'è un'idea, ne discutiamo insieme, poi ogni 3 mesi tutte queste idee vengono esposte al VP della divisione, il budget vengono approvati o no, cioè comunque c'è un processo abbastanza strutturato per cui le decisioni vengono prese, no? Sì. E c'è una gerarchia che permette, cioè, di aiutare con questo processo. Invece quando si parte in una startup piccola, hai 2 persone, cioè uno che fa tipo il CEO, tipo me, il mio socio che fa da CTO, poi prendi il primo che è il tuo VP del marketing, no? E all'inizio tutta gente abbastanza senior, no? Quindi però nessuno magari c'ha quell'esperienza al di là dei settori specifici, no? Ci sono tante aree in cui magari non sai quale sia la cosa migliore da fare, oppure comunque vengono prese delle decisioni. E lì diventa più interessante perché comunque, cioè, cominci, che ne so, cose stupide, no? Però tipo, che ne so, il look and feel del sito, no? Sì. Chi è che se ne occupa, cioè che magari il tuo CTO che ha delle opinioni abbastanza forti, lo è anche un founder, e c'è quello del marketing che non è d'accordo, cioè, quindi quelle decisioni là diventano un po' più delicate, no? Perché all'inizio, sai, cioè, tu vuoi far partire che tutti partecipi, processi abbastanza democratici, no? Quella roba lì, Certo. però ti accorgi che non è che funzioni tanto come processo, no? E quindi quella roba lì, quell'aspetto lì inizialmente è stato un po' più interessante, di transizione da società grande a società piccola, startup, e come cominci ad aggiungere persone, come gestisci il decision making. Quella lì è una roba che all'inizio è stato un po' più interessante, che comunque crea delle tensioni, cioè è stato molto Ma più è la interessante. soluzione che avete individuato alla fine qual era? C'era la E poi, negoziazione oppure strutturare un processo? no, praticamente era molto più, cioè è praticamente quasi quello che funziona nella società. Praticamente ogni problema, ogni cosa aveva un owner, e l'owner praticamente prendeva la decisione finale. Quindi, cioè, l'idea fondamentale è dire, cioè, non possiamo spendere tutto questo tempo in processi, negoziazioni varie, no? Quindi, cioè, vogliamo essere efficienti e comunque, cioè, quello che stiamo facendo è scommettere, non scommettere, però comunque, diciamo, e fare leva sulle conoscenze e su quanto bravi siamo noi individualmente, no? Certo. E quindi praticamente se io Max ne so di business development, allora prendo io la decisione, o di prodotto decido io se questa feature è fatta prima delle altre, no? Il mio CTO decide lui come è fatta la feature, cioè anche se io non sono d'accordo, no, it's his call, come si direbbe, no? Cioè Certo. decide lui, poi ognuno risponde alle proprie decisioni se non va bene dopo. Comunque le sei, quindi praticamente siamo andati molto più, e quindi tipo cose, la UI la decido io, basta, Ok. cioè se uno non è d'accordo, too bad, cioè quella S'arrangia come si dice. l'arrancia, esatto, cioè, Senti, perché alla ma fine adesso quanti siete? adesso siamo in 12. Quindi, ok, adesso vabbè, siete ancora, diciamo, in una dimensione di clan, insomma, ma Esatto. già un po', ancora Sì, un di po' più. clan, però già, cioè già tipo, perché comunque con gli intern, sì, così, così, cioè siamo tra i 15 e i 20, no? Cioè in ufficio. Già adesso invece abbiamo il problema un po' più, no, il prossimo problema che è praticamente dire, guarda, io personalmente non posso seguire tutto. Certo. Cioè veramente io non, cioè io ho il mio VP delle vendite e praticamente, cioè, seguo lui tutto, io, cioè, praticamente guardo una volta a settimana. Parlo con lui, però non, cioè non guardo tutti i clienti, non so neanche tutti i clienti che abbiamo adesso, perché comunque abbiamo 2500 clienti, quindi la stessa cosa per account management, la stessa cosa per community, quindi siamo già a un livello dove invece dobbiamo riuscire, cioè abbiamo speso un bel po' di tempo per cercare di capire come facciamo le cose bene, quasi a livello di team invece, no? Cioè, chi è che si occupa delle vendite? Questo qua, chi si occupa del marketing, cioè queste 2 o 3 persone, cioè per cui sappiamo effettivamente a livello funzionale che le Certo. cose vanno avanti, no? E possiamo identificare dove ci siano problemi. Quindi sappiamo che, ne so, che account management non stavamo facendo tanto bene, allora abbiamo fatto degli aggiustamenti. La stessa cosa. E quindi lì quello che, come CEO, che ho dovuto fare io è dire, guarda, dobbiamo trovare le persone giuste per cui posso completamente delegare una sezione funzionale, no? Quindi,
tutta la parte tecnica e del triaging dei bug, tutta quella roba lì. Cioè il mio CTO fa tutto lui, cioè io non ci guardo neanche giornalmente, no? Certo. Stessa cosa per le vendite, il mio VP delle sales, Matthew, cioè fa tutto lui, cioè io non ci guardo. Per il day by day del marketing invece c'ho una ragazza che mi aiuta con tutte le cose pratiche, però ci guardo ancora io un po'. Biz dev lo faccio ancora tanto io. Ovviamente parte amministrativa abbiamo una persona che segue tutta la parte amministrativa, quindi comunque abbiamo iniziato a delegare le parti funzionali. Il ruolo degli investitori, perché tu mi hai detto adesso nel round A è entrato anche l'investitore italiano, quindi H Farm, no? Ora, l'investitore, diciamo, mette soldi, ma poi mette anche, evidentemente, relazioni, dovrebbe sostenere in qualche modo il business. Dovrebbe, sì, condizionare in quelle cose lì è importante. E qual è il ruolo degli investitori? Soprattutto, visto che tu hai investitori americani e italiani, che differenza percepisci tra gli uni e gli altri? Senza offendere nessuno. No, i signori sono tutti fantastici, quindi cioè, dal punto di vista personale ho delle ottime relazioni con tutti. Domanda interessante. C'è la... partiamo dai ruoli, no? Mm-hmm. Dal punto di vista strettamente pragmatico, sai, cioè alla fine... non tutti gli investitori si comportano o comunque contribuiscono allo stesso modo, no? Alla fine ti aspetti che comunque se uno ha messo un gettone piccolo, no? $25,000, sì, diciamo così, e di quelli che metti i soldi e basta. Cioè, certo, io li incontro per il caffè una volta ogni 2-3 mesi, facciamo 2 chiacchiere, però magari sei quello anche che era un dottore, un avvocato prima, cioè non è che ti possa dare tanto aiuto, no? Certo. Quindi... quello lì è un caso, diciamo, di quello più son soldi senza contribuire più tanto. E poi passi invece a magari quello che ha investito un po' di più, che è un imprenditore anche lui, dove invece magari ti fa anche da advisor, no? Uh-huh. Dove se c'è dei problemi discuti con lui, magari non ti aiuta giornalmente ovviamente, però magari se ti serve l'intro a qualcuno ti fa l'introduzione, è una risorsa che hai a disposizione. E tu praticamente la accedi come risorsa quando praticamente ne hai bisogno, senza ovviamente forza la mano. Certo. Perché comunque, cioè queste qua è gente impegnata che fa altre robe, quindi comunque non so che sono impiegati nostri. E invece poi arrivi all'altro livello, invece società che poi hanno investito di più, come nel nostro caso H Farm, o come un altro seed venture fund locale, dove invece loro hanno un interesse molto più grosso e quindi sono operazionalmente più dentro, magari sono parte del board, o comunque hanno un input importante, o comunque ci aiutano dal punto di vista operazionale con introduzioni, robe varie, certo, controllo mensile dei dati, dei numeri, dei conti, tutta questa roba qui, e quindi lì c'è un rapporto più di partnership, no? Cioè praticamente è proprio guarda, Riccardo mi fa la intro a questo qua, oppure Rob mi presenti questo investitore, e quindi lì c'è un dialogo che invece di essere mensile non è giornaliero, però comunque è molto settimanale, da quel punto di vista. Sì. Sì. E tu con H Farm mi dicevi prima non sono solo investitori, ma insomma, visto che tu sei anche nel board di Zupa. Ero lo sì, di Zupa. Non so se perché io vedo da LinkedIn, quindi. Sì, LinkedIn, infatti, cioè praticamente sono uscito da board praticamente la settimana scorsa, cioè a fine anno praticamente. Ah, ok. Passare l'anno. Però comunque sono ancora advisor al CEO, cioè sono ancora comunque molto involved con la società. Quindi in questo caso il tuo ruolo cambia, sei dall'altra parte della barricata, fai da advisor, fai da controllore. Esatto, faccio, cioè lì, no, anche lì in quel caso là, no, quando fai parte di un board, a parte la parte di fare le cose giuste, anche lì nel board ci sono diversi ruoli, no? E quindi io principalmente... in quel caso lì, ad esempio di Zupa o di altre società del gruppo,
uno segue il prodotto, cioè quindi aiuto con le domande varie sul prodotto, ma cose tipo, ah, ma cosa facciamo per hosting, cioè scelte di priorità, strategia, roadmap delle features, tutte quelle robe lì, no? Quindi comunque copro quell'aspetto lì, un po' di più, no? E in più comunque c'ho anche il ruolo di persona di fiducia di Edge Farm nell'ufficio. E quindi da cose, no, se serve la bolletta, l'avvocato, cioè robe, diciamo, operazionali di governance, dove praticamente normalmente vuoi qualcuno che ci sia, di cui ti fidi, perché sono cose delicate, allora normalmente aiuto io in quei casi là. E Zupa c'ha una sede anche lì a Seattle? Sì, Zupa adesso headquarter qua a Seattle. Ah, ok. Hanno praticamente tipo, ma Zupa sta facendo veramente bene, quindi comunque adesso avranno, non lo so quante persone hanno, però comunque sono tra le 10 e le 20 persone. Interessante, quindi li devo ancora sentire, ce l'ho nella lista, ma stanno alla Z, sì, quindi... Loro, sì, sì, loro, però adesso il CEO, cioè diciamo che Zupa è diventata molto americana, come si sa adesso, perché comunque il CEO americano, il CFO americano, il director engineering americano, quindi praticamente praticamente da lì, tra l'altro Zupa li ha aiutati a spostarsi dall'Italia agli Stati Uniti, praticamente, cioè quello è stato una delle cose iniziali, cioè aiuto ad assumere il CEO, cioè tutti quei ruoli là. Senti, tu prima mi hai detto, noi siamo partiti con un prodotto consumer e siamo in questo momento, diciamo, la nostra principale area di business è un prodotto business to business. Esatto. Quindi cambia completamente l'acquisizione dei clienti, per esempio. Completamente, cioè molto molto diverso. Non è super super diverso, perché comunque il nostro prodotto ha due aspetti, no? Cioè come prodotto B2B noi vendiamo sia a società grandi, no? Molto enterprise, quindi in quel caso lì è molto diverso, perché è puramente enterprise sales, no? Okay. Quindi abbiamo i venditori, abbiamo i partners, ti servono cose tipo case studies, white papers, tutte quelle robe lì, no? Molto enterprise. Però comunque il nostro prodotto è molto self-service, no? Quindi comunque tu puoi fare il sign up. Certo. Metti tue robe, ti fai tutto tu, quindi in quel caso là abbiamo anche degli aspetti ancora B2B, però comunque con un flair molto consumer, no? Cioè perché comunque abbiamo i clienti di Cafe Press, abbiamo i clienti piccoli, i piccoli artisti che usano la nostra piattaforma, in quel caso lì è comunque B2B, comunque il nostro approccio è molto più consumer, no? Quindi ads, certo. Molto rich da quel punto di vista, quindi comunque quell'aspetto lì, il background consumer aiuta un po' con quel tipo di roba lì, però sì, è molto enterprise, cioè comunque lavoriamo moltissimo col channel, no? Cioè quindi comunque abbiamo le nostre partnership con le platform di e-commerce, con i distributori delle feeds, cioè comunque una struttura dietro che è molto retail enterprise. Quindi ovviamente anche proprio il processo di acquisizione delle risorse, diciamo, le persone che lavorano con te vengono da mondi diversi. Esatto, sì, okay. Normalmente, cioè, soprattutto nel campo account management, sales e anche marketing, cioè ti serve gente che comunque ha un background in quel settore lì, aiuta tanto. Certo. Una cosa personale, il bilanciamento life-work balance, tu sei... Sì, tu hai disastroso. Disastroso? Sì. Cioè, il bilanciamento work e work, praticamente. Quindi è una cosa che prende molto fare una startup? Sì, prende molto, guarda, ti dico dal punto di vista personale, fare la startup e poi sposarsi e avere un bambino non è il combo proprio ideale, diciamo. Generalmente, cioè, sicuramente comunque prende tanto, cioè il fatto che poi non avere tanto con l'Europa non aiuta, cioè aiuta dal punto di vista business, però dal punto di vista del life balance non è che aiuta tantissimo, perché comunque quando lavori con l'Europa, comunque con l'Asia, no, dove ci sono dei fusi orari abbastanza grossi, tipo 8-9 ore, no? Lì puoi giocartela a tuo favore oppure diventa un fattore abbastanza negativo, no? Certo. Per giocartela a tuo favore devi parlarci o la mattina presto o la notte tardi o meglio ancora in entrambi, no? Certo. Il che comporta che stai in su fino all'1 del mattino e poi magari fai la prima conference call alle 7 del mattino, no? Uh-huh. E quindi cioè, nel nostro caso cerchiamo di giocarci al nostro vantaggio, quindi praticamente sia io che altri del team magari stanno tardi la notte, quelle robe lì,
E niente, sì, richiede tanto lavoro, cioè poi dipende ovviamente da scelte personali, dall'importanza che ha, da quanto c'hai, no, da quanto c'hai dentro, da quanto sei investito, Certo. però comunque sì, richiede tanto, tanto lavoro, soprattutto se sei CEO founder, alla fine sono responsabilità da dove non puoi scappare, cioè il 15 si devono fare gli stipendi, cioè si pagano gli stipendi qua 2 volte al mese, no? Quindi quando è il 13, cioè non si scappa. Ci devono essere i C'è soldi in banca, una insomma. serie di soldi di banca, se non ci sono bisogna trovarli, cioè, quindi, cioè, praticamente c'è una serie di cose dove, cioè, praticamente sì. E niente, dal punto di vista personale, quello che almeno mi aiuta un po' a me è comunque e niente, cioè allocare slots di time, no? Sì. Quindi la fortuna nostra è che comunque lavoriamo in un settore abbastanza flexible, no? Quindi io sono in ufficio, mentre tipo arrivo in ufficio verso le 8:30 del mattino, però alle 5 vado via, e quindi tra le 5 e le 8 diciamo è family time, no? Ok. Quindi sto con la bambina, con mia moglie, mangiamo tutti insieme così, e poi la sera la bambina va a dormire alle 8 e io, cioè, mi metto sì il laptop, però comunque sono lì con mia moglie, lei guarda la televisione, comunque siamo insieme, e poi lei va a dormire spesso un po' prima di me, io poi sto su fino a 12 e mezza, l'una, l'una e mezza, dipende da quello che Ultima domanda, tu sei, ti senti più uno startup? Ci sono due grandi famiglie di startupper, quelli che, a cui piace fare lo startup e è. quindi dopo un tot di anni vendono, cioè vogliono uscire dalla società, no? Loro sanno che non sono interessati alla crescita indefinita della società e poi ci sono, che ne so, i Bezos piuttosto che... Sì, Quelli sì, sì. che fanno un'azienda grande per tutta la vita, sostanzialmente. Tu ti vedi più nella prima o nella seconda delle famiglie, diciamo? Non lo so, guarda, cioè, dico, uno non so se solamente due famiglie, no? Perché comunque, cioè, se Bezos, magari Amazon fosse andata così bene, magari stava lì dove stava, cioè, sarebbe cambiato idea, cioè, la cosa interessante, la cosa importante per me personalmente è che generalmente, al di là che siano startup o non startup o quello che siano, è che generalmente ho il bisogno ogni tra i 3 e i 5 anni di fare qualcosa di un po' diverso, che abbia clienti diversi, tecnologia diversa, cose varie. Quindi diciamo che il mio interesse è più da quel punto di vista che dal punto di vista se è startup, big company, se è la tua stessa roba, cioè più che altro che il modo in cui spendo il mio tempo sia abbastanza diverso tra i 3 e i 5 anni, no? Quindi che faccia quasi da mini chapters Sì. della mia vita. Ho fatto la stessa in Microsoft, dove tipo ogni 2 anni e mezzo, 3 anni ho cambiato proprio gruppi di lavoro, cioè dove facevi della roba abbastanza diversa. E un po' anche qua, no? Quindi abbiamo fatto Wishpot per 2 anni e mezzo, 3 anni, poi abbiamo fatto Vampop, che comunque è un po' diversa, e adesso quest'anno vedremo, cioè, qual è praticamente il prossimo passo. Però comunque per me personalmente normalmente vedo 3 anni come un buon milestone, no? Cioè, no, normalmente, perché 3 anni alla fine mi sembrano abbastanza per poter effettivamente spendere tempo e riuscire a vedere come le cose funzionino, no? Certo. Però poi più di 3 anni, cioè, comincia ad essere un po' tanto. Quindi normalmente per me i 3 anni per ogni capitolo sono abbastanza importanti come goal. Cioè, poi se è la prossima startup o una roba diversa, per me non è così tanto importante. Torno in Italia ogni tanto? Io torno spesso, cioè, comunque abbiamo tanti clienti, quindi l'anno scorso sono stato in Italia forse 4 volte. Ok. E quest'anno credo sarò in Italia a gennaio sicuramente, cioè, quindi secondo me la terza settimana sarò lì, cioè verso la terza settimana di gennaio. Adesso sto organizzando un po' di robe, però comunque sarò lì o a gennaio, al massimo proprio inizi febbraio sono in Italia, in Europa in generale, Va bene, quindi allora torno molto spesso. benissimo. Allora io spero di avremo occasione di incontrarci di persona e di continuare Assolutamente. questa bella chiacchiera. Per il momento io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per quello che stai facendo.
Grazie, grazie. Buon anno, visto che siamo ancora nei primi giorni Infatti, sono ancora del i primi giorni. 2012, e ci sentiamo prestissimo. Assolutamente, ci sentiamo a brevissimo. Io sono sempre a disposizione, quindi. Ok, grazie ancora Ti Max. ringrazio, grazie Ciao. a te. Ciao Ciao. ciao ciao.